Poi la palla recuperata a centrocampo dai rossoblù, Nappi cerca di fuggire sulla fascia di sinistra, controllato da Cannavaro, palla in bene, va sul fondo, crossa il numero 5 Cannavaro, stoppa di petto e poi destra dove Torrente è nato da Manforte, il suo cross era sotterra, Nappi controlla la palla, cerca di girarsi, gliela tocca nel momento in cui stava per calciare il numero 5 Cannavaro, quindi andata verso il numero 9 Buso, il quale anticipa Francini e anche il portiere Tacconi e mette la palla in rete. Renato Buso, 24 anni, 170 partite in Serie A, 28esima rete in Serie A. Palla è a rasoterra indietro, si avventa senza Pulicano con un rasoterra di sinistro fortissimo. Nessuno si aspettava questo retropassaggio del numero 10 Carbone verso la corrente Pulicano, che con un sinistro potentissimo rasoterra sorprende tutta la difesa rossoblù e anche l'estremo destro rasoterra che ha trafitto l'intera difesa rossoblù. Adesso ancora in avanti Genoa con Nappi controllato da Cannavaro, che in rovescio palla in avanti verso Scuravi, tiro di Scuravi rimpallato sulla linea, c'è il salvataggio di Cannavaro del numero 9 del Napoli, che perde palla per Ruotolo, cerca di servire Nappi, corto il passaggio, non arriva, colpo di petto di Scuravi, lungo traversone di Ruotolo verso Nappi, palleggia al centravanti cercando di evitare il pressing dell'avversario che lo spinge, lo mette anche a terra, l'arbitro fa segno che è tutto regolare, a noi non ci sembrava il stanza, Bortolazzi mette verso il centro, palla respinta per Galante da Bortolazzi, quindi palla in avanti deviata che non giunge a, ma probabilmente il suo controllo è avvenuto con un braccio e l'arbitro fischia questo. Indietro il proprio compagno Van Skip che poi la perde, poi è Bortolazzi che recupera palla, rimane a terra un giocatore del Napoli e gli stessi giocatori del Napoli mettono la palla in fallo laterale per permettere al proprio passeggiatore di intervenire in soccorso del compagno. Per noi qualche istante di pubblicità. Il giocatore infortunato che viene portato fuori in barella dovrebbe essere il numero 5 Cannavaro, di piede verso Scuravi, colpo di testa a smarcare Nappi e viene anticipato. Mario riesce a andare a puntare verso il portiere, poi tira ma si fa recuperare all'ultimo istante da Cannavaro. Nappi, Onorati, crossa verso il centro, ancora per Nappi, riesce Matrecano, riesce Cannavaro a ingenuamente palla, un cross, tre giocatori napoletani e Agostini a tirare, respinge Tacconi e ancora Cruz che riesce a, praticamente al 38esimo, a 7 minuti dalla fine, il Napoli agguanta il pareggio e per noi pubblico.